per gli sconfitti piena trionfa immortale. Buongiorno, buongiorno a tutti. Inizia qui il nostro collegamento in diretta per questa mattina del 27 giugno, nella quale andremo a seguire insieme le prove regolamentate del Palio del 2 luglio 2019. Come ormai sapete, le prove regolamentate sono divise su due giornate, quindi questa mattina e domani mattina alla stessa ora. I cavalli, che come vedete dalle nostre immagini, stanno già salendo verso la piazza del campo, e tra poco vedremo insieme, con l'aiuto appunto delle nostre immagini, le prove regolamentate. Preziosa Penelope, Rocco Nice, Solo Tue Due, Tabacco, Smeraldo Nulese, Tale e Quale, Un Amore. Questi i primi cavalli che vedremo all'opera. Si tratta di cavalli ovviamente molto esperti, come sapete, perché nella prima giornata di prove regolamentate verranno provati i cavalli con più esperienza, quelli che hanno già preso parte al palio, e quelli ovviamente che possono rientrare nel lotto dei 10 cavalli che verranno scelti. Allora, dovremmo avere anche in collegamento Susanna Pioli, che tra poco sentiremo dalla sua postazione di Palazzo Berlinghieri, quindi appena sarà possibile ci collegheremo con lei, mentre stanno iniziando ad arrivare le immagini dalla Piazza del Campo. Ecco che vedrete tra pochissimo queste belle immagini, questo bel colpo d'occhio, eccolo qua, con la piazza che ovviamente è già stata pulita e predisposta, e tra pochi istanti si inizierà e le prove regolamentate del 27 giugno prenderanno il via. Tutto è pronto dunque, come detto. La prima batteria è quella che vi ho poco fa elencato: Preziosa Penelope, Rocco Nice, Solo Tue Due, Tabacco, Smeraldo Nulese, Tale e Quale, Un Amore. La seconda invece vedrà impegnati Tratto de Zamaglia, Oppio, Re Mysterio, Renalzos, Ungaro de Bonorva, Winner Easy e Tubu. La terza prova invece vedrà Raktu, Rombo de Sedini, Suré, Ucali, Bombardino, Rio Manigos e Urzella. Allora, Susanna Pioli è già pronta dalla nostra postazione di Palazzo Berlinghieri. Allora, Susanna, buongiorno, a te la linea. Qual è l'atmosfera che si respira in Piazza del Campo? Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono sulla piazza e naturalmente l'atmosfera magica della prima alba di queste lunghe, intense giornate di palio, con sette cavalli che fra poco faranno ingresso nella Piazza del Campo, i cavalli che entreranno per la prima prova regolamentata, per il primo raggruppamento. Sono probabilmente i cavalli più attesi, con nomi che dicono molto e che già molto hanno detto e dato a questa piazza: Preziosa Penelope, Rocco Nice, Solo Tue Due, Tabacco, Smeraldo Nulese, Tale e Quale e Un Amore. Su tutti naturalmente Preziosa Penelope e Rocco Nice, che non solo hanno corso nella Piazza del Campo, ma hanno anche vinto nella Piazza del Campo. Preziosa Penelope, con uno splendido cappotto, ha corso soltanto tre pali, di cui due vinti. Rocco Nice ha vinto all'esordio, quindi un palio corso e immediatamente la vittoria. Quindi un lotto di cavalli molto molto interessanti che disputano le prove di notte, indipendentemente dal fatto, appunto, come vi ricordavo, che abbiano alcuni già vinto il palio e gli altri già corso il palio, perché hanno saltato il palio straordinario, quindi solo per questo non sono stati mandati immediatamente alla tratta, come invece è accaduto per altri soggetti, ed in particolare per Porto Alabe, per Remorex, per Schietta, per Sorighitu, Tonina, Una per Tutti e Violenta da Clodia. Cavalli che tra poco faranno il loro ingresso nella Piazza del Campo, e qui, insomma, come dire, l'atmosfera c'è tutta, i palchi
sono non particolarmente gremiti, intanto le immagini ci fanno vivere la suggestione dell'entrone che è sempre magica con questa luce e queste bellissime inquadrature per le quali ringrazio la regia. Ecco, vediamo intanto proprio vivere gli attimi immediatamente precedenti l'uscita di questi cavalli che, come dire, alcuni dei quali sicuramente nei sogni dei contradaioli. Eccoli qua che stanno uscendo, è uscito Tabacco è con Antonio Siri, è uscito anche Tale e Quale con Giosuè Carboni, Smeraldo Nulese con Enrico Bruschelli, Solo Tu e Due con Francesco Caria, Preziosa Penelope con Antonio Mula, Un Amore con Marco Bitti. Intanto provano a ritmo abbastanza sostenuto Rock on Ice. Non sappiamo a quanti di questi cavalli sia stato chiesto il serio impegno, però a giudicare dalle andature mi sembra che tutti stiano provando in maniera abbastanza sostenuta. Li vediamo galoppare in questo momento con dei Casato presi a velocità anche abbastanza inusuale, tutto sommato, per le prove regolamentate, soprattutto per questi cavalli, appunto, che, come abbiamo prima ricordato, hanno già tutti al loro attivo alcuni pali corsi e alcuni dei quali hanno anche vinto il palio. Intanto vediamo provare forte Smeraldo Nulese, gli altri stanno rallentando, naturalmente si tratta di prove regolamentate, per cui ognuno decide di impostare il lavoro nella maniera che ritiene più opportuna. Intanto appunto le inquadrature sono per Smeraldo Nulese ed Enrico Bruschelli. Anche Smeraldo Nulese ha corso tre pari, nessuna vittoria. Inquadrato anche Marco Bitti con Un Amore, baio di 6 anni di Stefano Vanni, mentre Smeraldo Nulese di Mark Risghetti, Tale Quale, che è stato montato da Giosuè Carboni e che vediamo inquadrato, è invece di Lucia Toto, mentre Tabacco è di Antonio Siri, che lo ha anche montato, Solo Tu e Due di Chiara Falciani, Rock on Ice è di Ilaria Vallone. Intanto si continua a provare ad andature sostenute, questa l'inquadratura è per Elias Mannucci con Rock on Ice. Elias Mannucci con Rock on Ice, continuiamo a presentare i cavalli, per ultima la regina Preziosa Penelope che è di Sandra Rossi. Sta provando proprio Preziosa Penelope in questo momento Antonio Mula, mi sembra che questa prova sia destinata ad andare in archivio, infatti tutti hanno rallentato, altri stanno proprio già rientrando dentro l'entrone. E intanto le inquadrature sono per Giosuè Carboni che è inquadrato in questo momento con Tale Quale, anche questo è un bel baio di Lucia Toto. C'è ancora Antonio Mula con Preziosa Penelope che sta continuando a girare, gli altri hanno tutti fermato, stanno tutti uscendo, quindi immagino che ora anche Antonio Mula e Preziosa Penelope rientreranno all'entrone, sta già rallentando. Ecco, vediamo queste belle inquadrature con i fantini che scendono da cavallo dopo una prova, devo dire
abbastanza intensa rispetto a quello che era lecito aspettarsi. Parlavamo del serio impegno, non sappiamo a quanti il serio impegno sia stato richiesto. Certo è, ma questa è una riflessione a margine, che i posti per la tratta generalmente non sono più di 35, per cui al netto di coloro che sono ammessi direttamente è chiaro che era comunque importante farsi vedere anche in questa situazione. Così è stato, abbiamo assistito ad una prova decisamente bella, intensa, la prima, lo dicevamo, di questa prima e suggestiva alba sulla piazza del campo, prima alba di molte altre che ci avvicineranno alla carriera del 2 luglio. Matteo, a te. E ancora appunto le inquadrature sono per preziosa Penelope, che fa una passerella e che rientra in questo momento all'entrone, mentre stanno già riportando via questo, se non vado errato, è un amore con Stefano Vanni, sì esattamente, c'è anche Tonino Costo, quindi chiaramente scuderia di riferimento per questo cavallo, mentre vediamo ancora l'inquadratura per preziosa Penelope, questo è Antonio Francesco Mula, preziosa Penelope è da quest'anno a scuderia da Andrea Mari, dove appunto lavora Antonio Mula, che l'ha montata molto spesso anche nel percorso di addestramento e che l'ha montata anche questa mattina nella piazza del campo. Ancora inquadrature bellissime dall'entrone con i cavalli del secondo raggruppamento che si stanno preparando, mentre stanno uscendo o hanno terminato di uscire i cavalli che hanno disputato la prima prova regolamentata. Li ricordiamo: preziosa Penelope, che è stato montato da Antonio Mula, preziosa Penelope la più grande del gruppo ed anche la più titolata del gruppo, con due pali vinti, una splendida baia di Sandra Rossi, abbiamo poi visto Rocco Nice, baio di 9 anni, mentre ora le inquadrature sono sulla piazza del mercato, anche queste immagini decisamente suggestive che ci fanno proprio respirare la magia di queste giornate. Dicevamo Rocco Nice, che è stato montato da Elias Manucci e di Ilaria Vallone, mentre ecco le inquadrature sono per un amore che viene portato via da Stefano Vanni. Questa è ancora preziosa Penelope con Antonio Mula, la stanno riportando. Gli altri mi sembrano già rientrati, intanto ho inquadrato anche Donatini che torna nuovamente nella piazza del campo questa mattina. Da programma dovrebbe montare Rombo dei Sedini, vediamo se così starà. Ancora immagini dall'entrone, Antonio Siri che ha montato Tabacco, il sauro di sua proprietà, che ha corso due pali, Dario Colager, questo è il principe Marchetti che sta uscendo, Rocco Nice, il suo, come dire, pupillo, ma importante presenza anche quella di Remistilio. Abbiamo Viola all'entrone, Viola, la linea a te, buongiorno, intanto ben trovata, ciao Viola. Viola probabilmente non mi sente, quindi continuiamo a presentare, a ricordare i cavalli della prima prova. Abbiamo presentato e ricordato fino a Tabacco con Antonio Siri, che vediamo inquadrato proprio in questo momento all'entrone, e abbiamo visto anche Geraldo Nulese, che è di Marco Ghetti, anche questo un bel baio montato questa mattina da Enrico Bruschelli, che peraltro lo ha montato anche in tutta la
in tutta la stagione. Proviamo ancora. Viola, buongiorno Viola, ti do la linea da Berlinghieri a Viola, che è davanti all'entrone, che avrà sicuramente qualcuno con lei. Viola, a te. Buongiorno a tutti, buongiorno a Susanna Pioli che segue dalla finestra di Palazzo Berlinghieri. Noi ci troviamo invece in Piazza del Campo davanti al cortile del Podestà. Come vedete ci sono i cavalli della seconda batteria che stanno arrivando, Tratto del Zamaglia, Oppio, Re Mysterio, Renalzos, Ungaro de Bonorva, Winner Easy e Tubo. Allora, in particolare diamo subito delle notizie che riguardano le condizioni meteo rispetto all'anno scorso. Oggi è molto caldo, quindi è una bella umidità, quindi se state venendo in Piazza del Campo non c'è bisogno della felpa, assolutamente, rispetto all'anno scorso che pioveva, ricorderete che furono dei giorni un po' preoccupanti proprio dal punto di vista del meteo. Questa volta invece la temperatura è decisamente estiva, ci sono tantissime persone non solo davanti a Palazzo Pubblico ma anche sui palchi a seguire queste prove di addestramento mattutine che, come hai detto tu Susanna, sono divise in due giornate. Allora, andiamo a sentire Massimiliano Ermini, che avremo più tardi sotto il tartarugone con noi, presidente dell'associazione dei proprietari allevatori allenatori dei cavalli da palio. Massimiliano Ermini, buongiorno. Buongiorno a voi. Bene. Allora, abbiamo visto questa prima batteria con cavalli da palio veri, Preziosa Penelo però con Ice, cavalli già vincitori di palio, addirittura Preziosa Penelo ha fatto una doppietta 2 anni fa, poi l'anno scorso non è stata una pausa di riflessione, torna oggi per le prove di addestramento. Ma io ho visto, per quel poco che ci capisco, confrontandomi con chi ne capisce più di me, una batteria in cui hanno mosso tutte le gambe, cioè hanno veramente mandato, e si è visto cavalli che sanno muovere le gambe, che girano e che quindi sono tutti papabili per essere scelti dai capitani. Una cosa che avevate chiesto voi come associazione era quella proprio di poter fare le prove di addestramento per i cavalli papabili per la tratta un giorno prima, per avere un giorno di riposo. Te lo confermo, esatto, la prima cosa che chiesi ormai quasi 2 anni fa e non fu possibile farla. Invece quest'anno faccio complimenti all'amministrazione comunale che ha avuto questa bellissima idea riproponendola, e noi siamo contenti perché crediamo che dare un giorno di riposo in più a chi oggi sta spingendo e è appetibile per la scelta del lotto finale sia necessario e indispensabile. Domani ci sarà chi invece dovrà solo assaggiare il tufo in previsione del prossimo anno. Quindi una scelta giusta quella di dare un giorno di riposo ai cavalli che poi parteciperanno alla tratta, ma noi torneremo poi a commentare le batterie di questa mattina più tardi alle 10 esattamente sotto al tartarugone. Ci sarà anche Massimiliano Ermini e altri ospiti con i quali faremo un po' un commento tecnico di quella che è stata la mattinata di oggi. Allora, io vorrei anche parlare con Raffaello Ciampoli. Raffaello Ciampoli, buongiorno, lo conoscono tutti, però diamo notizia del fatto che Raffaello Ciampoli è il capo della clinica ormai del ceppo conosciutissima ed è anche il capo del responsabile della salute dei cavalli nei giorni del palio, per quanto riguarda eventuali interventi da fare in pista. Sì, buongiorno. Che devo dire di particolare? Dicevo che con i miei colleghi, che i cavalli, c'è un gruppo molto bello, insomma, cavalli molto belli, ben preparati, insomma, credo che non sarà facile sceglierne le 10 perché è difficile scartare gli altri, ecco, quindi mi sembra un ottimo gruppo, ben preparati, anche perché con questo caldo bisogna che siano ben idratati, quindi. Comunque.
comunque cavalli che hanno comunque passato il primo controllo che è stato fatto alla clinica del Ceppo, ma io restituisco la linea a Palazzo Berlinghieri a Susanna Pioli perché i cavalli della seconda batteria sono entrati in pista. Grazie Viola, riprendo la linea da Palazzo Berlinghieri, siamo anche noi affacciati in questo momento a vedere il lavoro, devo dire anche in questo caso molto forte, dei cavalli. Vediamo ancora galoppare molto forte, l'abbiamo visto anche nel primo giro, Enrico Bruschelli con Renalzo, ecco le quali inquadrature sono per lui, sta riprendendo ora mi sembra il cavallo dopo aver fatto un giro in maniera decisamente importante. Sono 7 i cavalli anche in questo caso, con una caduta che c'è stata in questo momento, c'è stata la caduta in questo momento da Oppio di Anjoy che fortunatamente dalla curva del casato si è rialzato, quindi continuiamo a presentarli, scusatemi ma sto guardando dalla finestra per cui è legittima un minimo di emozione, con ancora Oppio che sta galoppando sul tufo e Tratto de Zamaglia, dicevamo che è stato montato da Gianluca Sanna, lo vediamo inquadrato, Oppio che è scosso in questo momento con la caduta di Anjoy al casato, Remistirio invece con Elias Mannucci, abbiamo detto di Renalsos che vediamo ancora inquadrato, mentre queste le inquadrature sono per Remistirio ed Elias Mannucci, Ungaro de Bonorva con Giannetti, Winnerisi con Guglielmi, Tubo con Mattia Chiavassa, inquadrato Remistirio ancora con Giannetti, mentre è inquadrato anche Winnerisi, eccolo qua con Guglielmi che ha i pantaloni bianchi e che stanno rallentando, mentre c'è qualcuno che continua ancora a provare e c'è ancora Oppio che sta galoppando scosso, sono per lui le inquadrature, questo splendido grigio, questo grigio di Caterina Brandini che sta galoppando da solo sul tufo, devo dire anche ad una andatura importante, inquadrature sono tutte per lui in questo momento, Oppio con la caduta al casato di Giuseppe Anjoy. Questo è ancora Ungaro de Bonorva con Giannetti. Ungaro de Bonorva, 5 anni, è di Harry Arthur Louis Westerman, mentre Tratto de Zamaglia è di Mario Sanna. Oppio, lo abbiamo ricordato, è di Caterina Brandini, Remistirio è di Elias Mannucci, Renato è di Marcello Roti, ancora inquadrato Oppio che sta cominciando a rallentare, giustamente lo lasciano scorrere senza provare a fermarlo perché poi il cavallo a un certo punto deciderà da solo di fermarsi, Renato è, dicevamo, di Marcello Roti, Ungaro de Bonorva di Harry Arthur Louis Westerman, Winnerisi che è di Paolo Saracini, Tubo che è di Tommaso Furielli ed ancora inquadrato Oppio, mentre questo è Renalsos con Bruschelli, Oppio ancora scosso che affronta il San Martino. E ora Oppio che si è fermato, lo sta riprendendo proprio Giuseppe Anjoy e questo ci rassicura anche in ordine alle sue condizioni di salute, mentre c'è ancora chi sta provando, questa è Caterina Brandini appunto che viene a riprendere Oppio, lo vediamo rientrare tranquillamente all'entrone e quindi fortunatamente nessun problema
né per il cavallo né per il fantino, un po' di spavento per il fantino che era rimasto fermo in terra al casato con gli altri cavalli che sopraggiungevano, ma fortunatamente tutti sono riusciti a schivarlo e non ci sono state conseguenze che potevano essere peggiori, ma insomma abbiamo visto invece Giuseppe Angioi che usciva tranquillamente, vediamo anche Oppio che inquadrato in questo momento che sta uscendo, mentre inquadrato anche il veterinario della ASL Mario Valesin che stava appunto controllando l'uscita dei cavalli. Questo è invece Enrico Bruschelli con Renalsos e Simone Mereu, vediamo anche inquadrato ora Alessio Giannetti con Ungaro De Bonorva, questo ancora è invece il baio di Marcello Rosi che sta uscendo insieme a Simone Mereu e ad Enrico Bruschelli, ancora veterinari della ASL, questa è la dottoressa Barbara Rosa, è inquadrata anche la nostra Viola Carignani che probabilmente a breve avrà qualche altro ospite. Vai Viola, prova a intervenire, vai Viola, vai. Viola, ci sei? Hai qualcuno con te? Dicevi poco fa, dicevi proprio dei veterinari dell'azienda della ASL, allora Barbara Rosa e Mario Valenzini, buongiorno, com'è stamattina? Calda. Sì, è caldo davvero, però insomma si sta svolgendo tutto regolarmente. Allora, ricordiamo a chi è a casa qual è il ruolo della ASL e dei medici veterinari della ASL nei giorni del palio. Cosa fate stamattina? Cosa facciamo? Il nostro ruolo è la tutela del benessere del cavallo, quindi il controllo che tutto quello che deve essere fatto per tutelare il benessere venga messo in atto sia dai proprietari fantini sia dall'amministrazione comunale e poi anche il controllo dell'identità del cavallo, quindi un controllo per il benessere e un controllo per la sanità animale. E allora l'anno scorso controlli anche più stretti per quanto riguarda la circolazione degli equidi, perché ricordiamo che ci sono tutta una serie di novità e complicazioni, io le chiamo complicazioni, davvero ragazzi lasciatemelo dire, perché i van devono essere a posto, le bighe lo stesso, quindi tutti i mezzi di trasporto dei cavalli dove c'è scritto disinfettato, cosa vuol dire Mario Valenzin disinfettato? No vabbè, praticamente come diceva Barbara, noi dobbiamo verificare tutti i requisiti di certificazione e identificazione dei cavalli, compreso il trasporto. Per il trasporto, come dicevi, è una complicazione, ma serve a seguire le movimentazioni dei cavalli. Il foglio rosa elettronico. Il foglio rosa elettronico si fa tramite la BDN, cioè la banca dati nazionale, questo vuol dire che i cavalli devono essere registrati nei propri allevamenti e dal proprio allevamento uno si sposta con il modello 4 elettronico. E poi ricordiamo che sia il comune, quindi Piazza del Campo, che le stalle delle contrade hanno un codice identificativo. Certo, hanno un codice anche la contrada, anche se tiene il cavallo per 3 giorni, però ha un codice perché è stato registrato come un allevamento a tutti gli effetti. Grazie, allora io mi sposto, grazie ai nostri medici della ASL, io mi sposto perché voglio andare a sentire Antonio Mula, me lo passate questo ragazzo? Voglio sapere com'è andata della batteria stamattina, perché montavi preziosa Penelope. Preziosa. Bene, dai, è andato tutto bene. La cavalla tante sa leggere e scrivere, sicché mi ha fatto fare una giratina in piazza. Allora, che emozione è montare una cavalla come preziosa Penelope in Piazza del Campo? È sempre... Per un ragazzo giovane, insomma, deve essere una bella soddisfazione. Sì, è una bellissima soddisfazione e guarda, sono felicissimo perché comunque una cavalla come preziosa Penelope, che già da quegli altri anni era la cavalla, la regina, ecco, sì, che montarla io in piazza è stata un'emozione grandissima, ecco.
Grazie allora al giovane Mula, allievo della scuderia di Andrea Mari, mentre intanto stanno arrivando i cavalli della terza batteria, come vedete vengono controllati dai medici veterinari, come spiegavamo poco fa. Lo strumento che hanno in mano i due medici è il lettore dei microchip, quello che si usa anche per la lettura del microchip dei cani. Guardate, il microchip viene applicato quando i cavalli sono molto giovani sul collo ed ecco che controllano che tutto sia in regola. In questo momento abbiamo visto anche uscire Oppio, che ha fatto dei giri scossi in Piazza del Campo, l'abbiamo visto uscire abbastanza bene, aveva un piccolo graffio, ma probabilmente perché si è avvicinato molto a un colonnino, ma comunque sembrava in ottima forma. Vedremo poi nelle prossime 24 ore. Sembrava in forma anche Enjoy, che si è rialzato, ha recuperato il cavallo. Allora, tra poco la terza batteria, dove avremo qui anche qui tre cavalli che hanno già corso il palio: Racture, Rombo de Sedini e Suré, ma restituisco la linea a anzi, aspettate, sentiamo un po'. Prima che i cavalli entrino in pista, sentiamo anche Antonio Siri cosa ci dice riguardo a Tabacco, perché lo ha montato nella prima batteria dove c'erano i cavalli da palio. Allora, Tabacco, com'è andato il tuo bel Sauro? Molto bene, dai. Penso c'ho bisogno di poche presentazioni. Sì, ma dici qualcosa in più, come l'hai sentito stamani, com'è stata la batteria, com'è la pista? Il cavallo è andato benissimo, ti ripeto, cioè nel senso che lui è nato per la piazza, secondo me. La pista secondo me è un filo asciutta, a mio avviso. Un po' troppo. È molto caldo, eh? Ma sì, sicuramente, non è che. A ottobre era più bella. Sicuramente era più umida, oggi era molto più asciutta. Le temperature sono molto elevate, quindi è ovvio che ne risenta anche l'umidità del tufo, per cui verrà probabilmente bagnata in questi giorni. Ma sì, sicuramente, ora le prenderanno le misure, è una cosa nel senso. Bisogna passarci sopra, innanzitutto per farla assestare magari anche un filo di più, quindi c'è la pista, tanto c'ha bisogno, ha bisogno di assestarsi. Ora le prenderanno le misure e poi sono convinto faranno un bel lavoro, dai. Allora, senti Antonio, volevo chiederti, Siri, se il fatto di far provare i cavalli il 27, i cavalli più papabili per essere nell'8 dei 10 e dargli quindi un giorno di riposo, secondo te, come fantino, come professionista, è positivo? Ma assolutamente sì, anche perché comunque, come tutti gli atleti, se cioè, hai una partita oggi, domani ti riposi, sicuramente tra due giorni rendi di più che fare comunque tutto di fila, no? Quindi per sé è una cosa giustissima e sensata. Grazie allora ad Antonio Siri per il suo commento. Susanna, ti restituisco la linea così puoi presentare i cavalli della terza batteria. Grazie Viola, sì, cavalli del terzo raggruppamento che fra poco faranno il loro ingresso in pista, vista che come vedete dalle inquadrature viene sistemata in questo momento particolarmente nella curva del Casato. Diceva Antonio Siri che la pista è leggermente asciutta e questa è assolutamente prevedibile e comprensibile date le temperature altissime anche di questa notte. Ecco, vediamo che proprio si insiste sulla curva del Casato con il mezzo meccanico che di norma entra in pista ogni due corse, quindi tra pochissimo, dicevamo, disputeremo questa terzo raggruppamento, vedremo questo terzo raggruppamento, lo vediamo in grafica: Racture, Rombo de Sedini, Surré, Ucalì, Bombardino, Rio Manigos e Urcella, il mezzo meccanico che sta lasciando la piazza. E fra l'altro questo ci permette anche di sentire un po' meglio, perché dalla nostra finestra siamo proprio qui sopra a Palazzo Verdini ed era un po' difficile parlare. Dicevamo cavalli importanti anche in questo terzo raggruppamento, cavalli che hanno corso, li ricordava Viola, sono Racture, Rombo de Sedini e Surré, mentre non hanno ancora avuto l'opportunità di disputare un palio: Ucalì, Bombardino, Rio Manigos e Urcella.
Galatti, hai un ospite. Allora, Alessandro Manasse, Scuderia ad Maiora, siete tanti, un bel gruppo di ragazzi della Civetta, tutti della Civetta no, siete? No, non tutti della Civetta, siamo in due della Civetta, io e Agostino Anselmi che è qua dietro, poi c'è Giampiero Nerli dell'Aquila e Lorenzo Pasquinuzzi del Nicchio. Quindi il gruppo dei proprietari di Solo Tue Due, altro cavallo da paglia che abbiamo visto nella prima batteria, che è stata quella più importante. Cosa ha detto Francesco Caria quando è sceso? Era contento, soddisfatto? Soddisfattissimo, dico la verità, anche io vedendo soddisfatto, vabbè, la prima batteria sono tutti cavalli esperti, poi alla fine dei conti si sono visti bene, insomma, come si muovevano. Di Solo Tue siamo veramente soddisfatti, che comunque il fatto di che le sue artisti è preciso, veloce, insomma. Andata bene, dai, andata bene. È andata bene, contenti del fatto che i cavalli da... intanto vediamo galoppare fortissimo, sì. Bombardino, eh? Sì, sì, lo sto guardando, infatti. Sì. Con... provando, chi è? Federico Arri, sì, sì. Senti, far provare i cavalli il 27 e il 28 dargli riposo, è buono? Sì, secondo me sì, per quei cavalli che devono andare alla tratta e poi eventualmente al palio, perché tanto sono cavalli che poi vanno al palio, un giorno in più di riposo sicuramente non gli fa male. Allora, diamo la linea a Susanna, sicuramente una bella batteria quella di Federico Arri su Bombardino, direi, anche Raktu mi sembra stia galoppando forte. Vai Susi. Sì, ancora da Berlinghieri, batteria abbastanza impegnata anche questa, eravamo sinceramente meno abituati a vedere galoppare i cavalli così forte per le prove regolamentate. In questo momento vediamo inquadrato Niccolò Farnetani con Raktu, abbiamo visto prima galoppare il grigio Bombardino con Federico Arri, che ora naturalmente ha ripreso il cavallo mentre sta provando abbastanza forte, e lo vediamo inquadrato con il numero uno, proprio Raktu, con Niccolò Farnetani, che vediamo inquadrato in questo momento. C'è anche Rombo De Sedini, cavallo che ha disputato già due carriere, Rombo De Sedini, che oggi viene a una monta abbastanza inedita, lo abbiamo infatti visto montare in provincia prima da Stini e poi da Arri, e oggi viene montato da Massimo Donatini, mentre ora le inquadrature sono per Jonathan Bartoletti, che sta provando Ucalì, questo bel sauro di 6 anni di Federico Tarquini. Lo vediamo inquadrato in questo momento, gli dà braccia Bartoletti per provare Ucalì. Fra l'altro Bartoletti sarà ancora impegnato in queste prove regolamentate, mentre la criniera bionda è quella di Rombo De Sedini con Massimo Donatini, che devo dire ha provato molto poco. Eccolo qua, Massimo Donatini con Rombo De Sedini, il cavallo sauro di Augusto Posta, Raktu invece di Maurizio Farnetani. Abbiamo visto anche Surre, che è di Carlo Sanna. Ucalì ne abbiamo parlato con... si è divertito a galoppare in piazza, quindi lui è uno che risparmia poco e che dà sempre la sensazione di divertirsi, mentre l'inquadratura ora è per Bombardino, che è di Marco Arrighetti, che è stato montato da Federico Arri. Abbiamo visto anche Rio Manigos, il baio di Maurizio Carboni, montato da Giosuè Carboni, e poi Ursella con Giovanni Puddu, la montata Giovanni Puddu è di Giuseppe Corria, mentre le inquadrature sono ancora per il sauro di Augusto Posta. Sembra che anche questo raggruppamento sia destinato ad andare in archivio, si stanno rallentando tutti, li vediamo tutti andare al passo verso l'entrone, li ricordiamo Raktu, 9 anni, sauro di Maurizio Farnetani, montato dal Farnetani, Rombo De Sedini, 9 anni, sauro di Augusto Posta, montato oggi da Massimo Donatini, che vediamo inquadrato in questo momento fare un lavoro un attimino più
importante rispetto a prima. Eccolo qua, sta provando ora Massimo Donatini, ha aspettato che gli altri Susanna quando fermassero. Sia il momento, lo dicevamo, vedo Viola, lo dicevamo prima, Manucci, quindi, che ognuno interpreta queste prove come ritiene più opportune. Infatti avevamo detto che Rombo De Celi non aveva provato per niente, Donatini ha deciso Ripeto, di provarlo Susanna, proprio quando vuoi, in, vedo Viola, in fondo. Manucci, puoi dargli la linea. Allora, ci siamo, darei anche la linea a Viola se possibile davanti all'entrone, perché credo che ormai questo raggruppamento sia destinato ad andare in archivio con le inquadrature di Rombo De Sedini. Viola, a te. Allora, abbiamo Elias Mannucci che ha montato Rocco Nice, cavallo che ha vinto il Palio al suo debutto. Stamani lo hai provato nella prima batteria, che sensazioni ti ha dato? Bene, dai, ormai cavallo esperto. Dove mette i piedi lo sa, è andato bene. Rimestire uguale nella seconda. Sono cavalli, ti ho detto, esperti, sì, che c'è poco da fargli vedere. Senti, è buono farli provare il 27, quindi dare un giorno di riposo ai cavalli che quasi sicuramente faranno la tratta? Sì, sì, dai, è una cosa buona, dai, domani si riposano un pochino, arrivano per la tratta, ve li già conosciuti, hanno da fare poco anche per la tratta, sicché si sono rivisti stamani, per l'appunto, sicché meglio, ci arrivano un po' più freschi, dai. La pista com'è stamattina? Ha casato un pochettino all'ingresso, dopo due o tre passate si sfariva un po' di più, però abbastanza buona, dai, per il resto. Quindi si inizia bene? Sì, si inizia bene. Allora, grazie a Elias Mannucci che ha montato questi due cavalli, che sono entrambi due cavalli molto interessanti per il Palio, e c'è una piccola nota di colore perché c'è Bucefalo che è all'ansia perché il figlio Nicolò Farnetani ha fatto la batteria con Raktu, e l'avevo già incontrato stamani in Piazza del Mercato e mi fa ridere che un fantino del Palio abbia l'ansia perché c'è il figlio che corre e quindi è preoccupatissimo. E stamani lo prendevo in giro, Susanna, e gli dicevo: l'hai prese le goccioline? Allora, vediamo se riusciamo a prendere anche Federico Arri, perché ha fatto una bellissima prova con Bombardino. La telecamera mi segue e quindi andiamo a sentire un po' Federico Arri, che hai fatto davvero una bella galoppata stamani con il grigio Bombardino. Sì, ci siamo divertiti, da un bel cavallo. Cavallo di qualità, è pronto, sta bene. Vediamo il 29 se domandano alla tratta. Senti, per quanto riguarda la pista? La pista, sì, un pochino, forse un pochino troppo asciutta, però forse a volte è stata anche peggio, dai. E te come stai? Io bene, io sto bene. In forma. Allora, sentiamo anche Dario Colagioè. Dario, buongiorno. Allora, sei soddisfatto del ragazzo, di come ha presentato Bombardino? Molto soddisfatto, perché mi è piaciuto, ha fatto quello che io gli ho detto, il cavallo ha fatto quattro curve forti, hanno chiesto il serio impegno, bene così, il cavallo ha raggiunto la sua serenità, perché c'aveva la nomina un po' di cavallo, è un cavallo potente, ma è diventato veramente un cavallo montabile da tutti, ha raggiunto la sua serenità, è un grande cavallo da corsa, non ci dimentichiamo, vincitore di Gran Premi, sembra che qua dentro ci sia adattato, perché è un cavallo veramente, sono molto molto contento, molto, del cavallo e del ragazzo. Ecco, del ragazzo siamo contenti. Sì, Diamine ha fatto, ma anche in provincia ha sempre fatto quello che io gli ho detto, non ha mai fatto gli ordini. Non l'hai nervato a casa? No, non serve, no, no, non serve. Sono contento comunque, ecco, il lavoro fatto durante l'inverno, poi si vede, ecco, questo cavallo ci teniamo in maniera particolare perché è un grande cavallo e credo che in piazza ci abbia da dare molto, molto, molto. Senti, la pista, secondo te il fatto che i cavalli abbiano la possibilità di riposare un giorno, oggi vediamo i cavalli che sono più papabili per la tratta, per te è una cosa positiva? Sì, sicuramente sì, un giorno in più di riposo fa bene a tutti, ecco, oggi uno si può permettere magari di fare due giri in più, perché le ore di recupero sono molte, dunque è una cosa giusta, bella, una bella pensata è stata per il discorso. Grazie allora a Dario Colagioè, che vedremo poi ospite sotto il Tartarugone in Piazza del Mercato anche nei prossimi giorni, ma io vorrei anche andare a sentire Nicolò Farnetani. Nicolò, non te ne andare. Oh, allora, il tuo babbo, prima raccontavo l'episodio del tuo babbo, tutte le volte che sei, sì, cioè, non ce la può fare. No, però quest'anno è un po' migliorato, dai. No, ti posso garantire di no, mentre galoppavi forte, no, lo guardavo. Allora va bene, allora penso che ci voglia più tempo, penso. O forse non si abituerà mai. No, non si abituerà mai.
No. Senti, com'è andato Raktou? Ma è andato bene, è un cavallino esperto, sì, che c'è da fidarsi, puoi dargli la via, puoi far piano. Un po' nervosotto, però è un cavallo che ora è in forma, sta bene, sì, che a me permette di fare bella figura. Spero che vada la tratta e poi dopo per il resto non mi importa. A me credo che la cosa importante per me sia fare la tratta, visto che l'ho fatta a luglio l'anno scorso ed era la prima volta senza mai essere entrato, poi non ho avuto la fortuna di rifarla, penso che... Il tuo babbo per poco non muore. Sì, sì, per lui è un rischio, però... No, l'anno scorso è stata una roba che non ce la poteva fare. Lo so. Gli diamo delle goccioline al Farnetano. Bisognerà trovare una soluzione per lui, sì. Goccioline, per Bucefalo goccioline, bene, allora cioè, è andato lui a sistemare il cavallo. Sì, lui ora pensa a fare lo stagliere, è il suo compito. Allora, il figlio d'arte, il figlio di Bucefalo con il babbo preoccupatissimo di quello che succede, volevo vedere se riusciva a prendere anche Carlo Sanna. Carlo, vieni, dai, vieni qua, Brigante, ecco Brigante, vieni un po' più qua, eccolo qua. Allora, com'era la pista stamani? Insomma, non era bellissima, però si è fatto un bel lavoro tutti quanti. Il primo giorno bisogna sempre di essere assestata, vero? Sì, poi c'è parecchio caldo e quindi magari anche per quello. Comunque, insomma, i cavalli si sono visti uguali. Allora, hai montato su Re che ha corso un paglio nel Bruco, se non sbaglio. Sì, ho montato lui, ma penso che sia pronto anche per ricorrere il paglio. Non monti in altre batterie stamani? Sì, monto l'ultima, il 5 anni Verano. E poi domani il Sauro, quello bello. Sì, quello lo monta Marco. Zio Rosa, sì. Senti, è buono fare questa divisione tra i cavalli che vanno alla tratta e quelli che invece devono solo vedere la pista e quindi dare un giorno di riposo ai big? Sì, quello è buono, però cioè, a me non mi cambiava niente. Nemmeno prima, No, a te no, ma i cavalli da paglio? Sì, qualcosina li cambia, tanto a fare 3 giretti la notte così, non è che li cambia più di tanto. Alla fine sono allenati e tutto, quindi possono affrontare anche... Noi abbiamo sempre paura che si stanchino questi cavalli. No, stanno tutti bene, anche stamattina hanno fatto tutti gli ultimi lavori e in diversi non sudavano nemmeno, quindi stanno benissimo. È vero, nonostante il caldo, avete sudato più voi fantini? Cioè, noi siamo sudati. Allora senti, hai avuto modo di guardare la prima batteria? Certo, molto attentamente. Ecco, allora facciamo subito un commento sulla prima. Secondo me era la batteria big, quindi bellissimi vederli girare qui dentro e se li prendono spero che mi tocchino di quelli. Quale? No, non senti, ma è vero, però sono tutti belli quelli. Ma quando i capitani vengono a trovarvi in scuderia, insomma, vi vedete, no? Con le dirigenze, parlate anche di cavalli? Vagamente. Quanto sono noiosa stamattina? Si parla anche di cavalli, però molto allargati, quindi di cavalli proprio si parlerà il 29. Grazie, allora Brigante, io ci provo in tutti i modi, Susanna, a farmi dire qualcosa di un po' più piccante da questi fantini, perché si racconta che i fantini dicono ai capitani io voglio quel cavallo, quello non lo voglio, insomma ci sono tutta una serie di cose. Allora ci spostiamo di nuovo perché vorrei, mentre ancora in pista non ci sono cavalli, vorrei andare anche a sentire Giosuè Carboni, detto Carburo, che vedo con i colleghi della carta stampata e della radio, perché sicuramente anche Giosuè Carboni è da ascoltare perché ha montato un altro cavallo che piace molto agli addetti ai lavori, si tratta di Tale Quale, cavallo che Giosuè ha da ormai 2 stagioni con il gruppo dei proprietari che lo portano in piazza, un cavallo che ha già debuttato, ha fatto un palio, mi sembra nel Nicchio proprio, montato se non sbaglio da Tresciolino, un cavallo che, di cui si chiacchiera tantissimo e quindi è interessante sentire come Giosuè Carboni lo ha trovato questa mattina. Allora, sentiamo un po'.
Che cosa? Per quanto riguarda te, quante possibilità di vederti a cavallo? Beh, qualche possibilità c'è, se c'è si sfrutterà al massimo e poi e basta, che devo dire. Mi dovresti dire invece cosa, come è andato tale quale stamattina nella prima batteria dei Big? Dai, tale quale si è fatto un bel San Martino, un bel casato, poi un altro giretto un po' con l'andatura sostenuta e poi la prima batteria del tuffo non era bello tanto, andavano tanto giù i cavalli. Allora poi dove è il casato o San Martino? Tutti e due, si sfaccia, ci facciano le buche e i cavalli un po' andavano giù, però niente di che. Adesso ho montato la terza batteria, il tuffo sembra meglio, era abbastanza meglio. Meglio tale quale o Rio Manico stamani? In che senso? Dai, ci possono stare tutti e due. Vabbè, però tale quale ha già corso, no? Tale quale si sa già chi è. Il Rio ancora deve debuttare, speriamo che debutti. E l'altra invece direttamente alla sì, Trada? Sì, Schietta ce l'ho direttamente alla Trada perché ha fatto il palio a ottobre. E come dicevo prima, i cavalli che hanno fatto il palio a ottobre sono andati tutti direttamente alla tratta. E niente, poi si vedrà che lotto vogliono fare e via. Secondo te che lotto vogliono fare? Ma dai, i cavalli ci sono. Ma si prendono o no? Io sono della teoria di non scartarli mai i cavalli, perché se vuoi fare il palio, se vuoi correre il palio e ti vuoi divertire anche per il popolo stesso, per i quattro giorni è meglio che ci abbiano un cavallino un po' chiacchierato, almeno si divertono e tutto, e poi tanto vince solo uno. Tanto se fanno un lotto in basso c'è sempre quello meglio, è inutile, è un controsenso. Grazie a Carburo, allora buon lavoro, mentre c'è anche Alessandro Lorenzini, finché Susanna non riprende la linea, appena rientrano i cavalli in pista, allora ci dobbiamo spostare per motivi di sicurezza dall'altro lato, vediamo se, eccoci qua, Ale, allora quando cominci ad andare in onda sotto il tartarugone? 29 subito dopo, buongiorno innanzitutto, il 29 subito dopo l'assegnazione saremo in diretta con tante novità, tante cose. E tutte le monte? Speriamo, sì, speriamo di sì, dai, speriamo di darle anche quest'anno per primi come sempre, quindi ci proveremo insieme al lavoro di squadra che facciamo, insieme alla redazione, siamo molto carichi. E siamo molto soddisfatti per ora, però poi il lavoro lo vedremo insomma dal 29 in poi e anche nei giorni precedenti. Seguiteci allora, Susanna, a te la linea perché entrano in pista i cavalli della quarta batteria di questa mattina delle prove di addestramento. Allora riprendo la linea da Palazzo Berlinghieri con la quarto raggruppamento, anche qui cavalli interessanti, sono però cavalli che ancora non hanno corso nessun palio. Reo Confesso, Urbina Bella, Vino Santo, Tempesta da Clodia, Solero, Questurino e Sennoresa, cavalli che sono entrati tutti in pista. Qualcuno sta già cominciando a muovere i propri cavalli, li vediamo inquadrati in questo momento. Reo Confesso, un baio di 9 anni, mentre ora vediamo inquadrata Urbina Bella, la grigia di Mark Harris Ghetti. Urbina Bella con Enrico Bruschelli che sta provando il casato. Molti sono ancora al passo, qualcuno ha invece deciso di provare subito. Lo dicevamo prima, ognuno interpreta queste prove nella maniera che ritiene più opportuna. Abbiamo visto galoppare molto forte anche con il numero 1 Reo Confesso, montato da Mannucci, stanno già rallentando gli altri. Rallentano appunto Elias Mannucci con Reo Confesso ed anche Enrico Bruschelli con Urbina Bella, che hanno fatto il primo giro in maniera abbastanza sostenuta. Ecco le quali inquadrature sono ancora per loro, però con
Bruschelli ed Urbina Bella, mentre ora le inquadrature sono per Tempesta da Clodia, Tempesta da Clodia di Marco Sampieri, ancora inquadrature per la grigia Urbina Bella che sta ancora galoppando. Tutti abbastanza impegnati, devo dire, i cavalli in questa mattina, dove abbiamo visto anche nella prima batteria, nella quale era lecito attendersi magari dei ritmi un po' più blandi, perché si trattava di cavalli tutti da palio, e invece in molti si sono impegnati, abbiamo visto dei galoppi importanti, abbiamo sentito anche ai microfoni di Viola Carignani Carlo Sanna, che si è, come dire, detto entusiasta del primo raggruppamento, ha detto che li avrebbe montati volentieri tutti, e quindi dei ritmi abbastanza importanti, mentre ora vediamo inquadrato Sebastiano Murtas con Solero, la regia lo sta prontamente seguendo e ci fa vedere i cavalli che provano, magari quando gli altri cominciano a fermare. Eccolo qua, questo è il baio di Mario Savelli, 8 anni per questo cavallo montato da Sebastiano Murtas, che fra l'altro lo ha montato anche sempre in tutto il percorso di addestramento e del protocollo che abbiamo seguito con voi e per voi. Mi sembra che gli altri stiano tutti abbastanza rallentando, le inquadrature sono per Jonathan Bartoletti e Vino Santo, anche questo è un bel cavallo, un cavallo che abbiamo visto e abbiamo apprezzato anche durante il percorso di addestramento, Bartoletti impegnato questa mattina nella piazza. Oggi probabilmente non lo abbiamo ancora detto, ma ci sono tutti i cavalli che potranno andare a disputare la tratta per età e per il percorso di addestramento. Così non sarà per i raggruppamenti che seguiremo domani mattina. Domani mattina sono tutti i cavalli che invece non avranno l'opportunità di arrivare alla tratta, mentre ancora vediamo inquadrato Jonathan Bartoletti con Vino Santo, quindi domani praticamente cavalli che assaggeranno il tuffo e che cominceranno ad addestrarsi e a vedere la piazza e a capire quale sarà poi il gioco a cui dovranno essere addestrati. Ancora inquadrato Jonathan Bartoletti con Vino Santo, mentre gli altri mi sembra per lo più abbiano fermato. Eccolo qua Bartoletti, anche lui sta riprendendo in mano il Sauro di Vannini, ancora inquadrato Bartoletti, 7 cavalli impegnati in questo raggruppamento con Reo Confesso montato da Elias Mannucci, Reo Confesso e Di Vallone, ancora inquadrature per Bartoletti, Urbina Bella, 5 anni, una grigia di Marco Arrisghetti che è stata montata da Enrico Bruschelli, Vino Santo lo vediamo, è con Bartoletti e Di Vannini, Tempesta da Clodia di Sampieri, Solero lo abbiamo visto inquadrato ripetutamente, è con Murtas, mentre inquadrato è Adrian Topalli che ha montato appunto Tempesta da Clodia, Questurino che è stato montato da Alessandro Congiu che è anche il proprietario, Sennoresa che è di Giannetti e è stata montata da Alessandro Cerzosimo, quindi mi sembra che con le inquadrature proprio di Adrian Topalli e Tempesta da Clodia anche questo raggruppamento sia destinato ad andare in archivio con Cavalli e Fantini che stanno facendo
rientrando verso l'entrone, mi sembra che ci sia soltanto un cavallo in questo momento in piazza, ma anche quello sta girando e quindi stanno tutti rientrando i sette cavalli che hanno disputato questo quarto raggruppamento, questa quarta prova regolamentata. Li vedete di fronte a Palazzo Pubblico, i cavalli che vengono riportati nella piazza del mercato e che rientreranno appunto nelle loro scuderie. Per qualcuno l'avventura finisce qui, per altri invece si tornerà nella piazza del campo con un giorno di stop, quindi rientreranno per le batterie di selezione della tratta. Abbiamo sentito anche ai microfoni di Viola Massimiliano Ermini che per voce, per bocca dell'associazione proprietari, allenatori e allevatori cavalli da palio avevano proprio chiesto Federico Guglielmi che ha montato Winner Easy. Dobbiamo salutare Paolo Saracini che credo sia a casa con un braccio ingessato, era preoccupatissimo e voleva sapere come è andata la cavalla, quindi diglielo in diretta. No, bene, sono molto contento, un cavallino che sono convinto per il futuro possa diventare un cavallino interessante, è molto preciso, ha le caratteristiche giuste, ferma il canape, quindi c'è da lavorarci sull'esperienza, ma secondo me può venire un bel cavallino. Allora, com'era la pista stamani? Ma al casato appena all'entrata non era proprio bellissima, però tutto sommato dai, ho visto che ora queste ultime batterie ha retto bene, quindi buona dai. E per quanto riguarda Federico Guglielmi? Ma è un palio un po' difficile, penso per un debuttante questo luglio sia dura. E quindi sei triste? No. Ma triste, io lavoro e mi fa trovare pronto, io come dico. Ma sarai anche alla tratta? Sì, se mi passano cavalli sì. Io come dico sempre mi faccio trovare pronto, poi se il telefono suona si risponde, se no si sta a casa. Monti anche Radeschi? Sì, monto Radeschi ora nella quinta, lui non ha il serio impegno, un cavallo ormai ha fatto tante prove notte e tante tratte e niente, farà il suo lavoretto tranquillo. Grazie allora Federico Guglielmi, non vogliono bene, grazie mille. C'è anche Sebastiano Murtas che facciamo. Dai! Deve montare adesso. Allora, inquadriamo anche il mossiere. C'è anche il mossiere Bartolo Ambrosione insieme a Enzo Giorgi, il suo accompagnatore, e dietro c'è Renato Bircolotti. C'è Renato Bircolotti dietro il mossiere Bartolo Ambrosione, lo vedete al colonnino insieme a Enzo Giorgi, dietro c'è invece Renato Bircolotti che per la prima volta ha fatto il mossiere quest'anno in tutte le corse di addestramento ed è stato importante averlo nello staff del comune di Siena per seguire i cavalli viste le difficoltà che ci sono state poi con i problemi dello sgancio del canape. Allora vedo anche Adrian Topalli che è molto tempo, sono molte stagioni Susanna che Adrian Topalli non assaggiava il tufo di piazza, se non sbaglio nel 2008 nel 2009 era salito a cavallo e aveva assaggiato il tufo. Adrian Topalli, vieni, siamo in diretta su Siena TV. Allora, quanto tempo è che non montavi in piazza? Ma penso 2 anni mi sembra, ho montato Parleddi la tratta due anni fa o tre, non mi ricordo. Che sensazione è montare in piazza? A montare in piazza e a me mi garba, cioè a me mi garba correre dappertutto, non è che, però qui mi dà una carica che anche stamattina, perché mi avevano detto vai piano, fai un giro, perché mi sì, invece piano. Non sei andato tanto piano, eh? A me mi rispettato gli ordini di scuderia? Sì, mi hanno detto fai un giro, poi mi hanno detto vai, fanne un altro, poi
Ho detto ora gliene faccio fa 5, ma... Allora, hai montato Tempesta da Clodia, che è una cavalla che è stata eccezionale in ippodromo, una cavalla di grande qualità e che sembra essersi adattata benissimo a tutte le piste della provincia, perché ha corso in diversi posti la cavalla, no? Sì, io la conosco perché l'ho sempre trovato contro nelle corse in provincia. Era la prima volta che la montavo e veramente è proprio una bicicletta, come si dice, gestibile, gira bene sia a San Martino che a Arcasato. Poi quella è veloce, penso che la qualità della cavalla lo conosciamo tutti. Com'era la pista stamani? Allora, dicevano che il tuffo non era, ma invece mi ha retto bene. Io sono tratto, diciamo, anche abbastanza veloce, ha retto bene, almeno a me, poi non lo so. Cavalla equilibrata, quindi? Sì, una cavalla equilibrata, almeno cioè, nel percorso è molto gestibile. Allora, quando Andrea Chessa ti ha detto che la montavi tu, che hai detto? No, non posso, ho preso un impegno al mare. No, veramente l'ho chiamato io, perché hai visto, avevo provato a portare qualche cavallo mio, non mi sono rientrati per motivi, altri motivi, diciamo, e c'avevo tanta voglia di ritornare e... Me ne sono approfittato, mi dispiace di lui che era squalificato, ma... È andata così, lui non può. Gli hai detto, senti, visto che sei squalificato, quasi quasi te la monterei io. Sì, proprio così è andata. È andata proprio così. Grazie allora Adrian Topalli. E andiamo allora invece a sentire l'assessore al turismo del comune di Siena. Allora, sul palio non gli chiediamo niente all'assessore Alberto Tirelli, ma gli possiamo fare delle, perché non è di Siena, quindi non si... E poi ha anche la delega per la giustizia paliesca, quindi non gli chiediamo niente. Ma gli chiediamo invece quanto è importante il turismo in questa città. Al primo posto? In questo momento è sicuramente un motore importantissimo per questa città. Difatti l'amministrazione comunale ci sta ponendo ogni risorsa, ogni attenzione che è giusto avere. Basti pensare al fatto che non esisteva nemmeno fino a poco tempo fa un ufficio dedicato proprio allo sviluppo e alla valorizzazione turistica. Abbiamo creato una direzione che si occupa di turismo e di commercio, abbiamo creato delle unità operative, alcune di queste si occupano di grandi eventi, si occupano di progetti sovracomunali, quindi al di là degli eventi che periodicamente organizziamo in città, ci sono delle scelte anche di carattere strutturale che vedranno la loro nascita nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Allora, grazie di queste anticipazioni, assessore, buona giornata e buone prove di addestramento mattutine, mentre sentiamo cosa ci dice Alessio Giannetti. Che allora, intanto la notizia è che Susanna, i fantini sono più sudati dei cavalli stamani. È caldo, ma meno male. Ma i cavalli sono molto più allenati di tutti voi, era sudato anche il Bartoletti. Vedrai, anche lui sarà sudato come tutti noi. Vedrai, è caldo, però è aria di palio, meglio così. Sì, quando piove è una tristezza. Allora, com'è andata stamattina? Senti, stamattina avevo Ungaro alla seconda batteria, è un cavallo che è andato bene secondo me. Ungaro de Bonorva, questo bel sauro che è compagno di scuderia di Violenta da Clodia. Sì, è il suo compagno di scuderia e aveva il serio impegno oggi e vediamo se è piaciuto e è possibile farci la tratta. Come ha galoppato? Secondo me bene, è un cavallo di sicuro, deve fare ancora un po' di esperienza, però se abbiamo modo di fargliela fare e che ci danno modo di fargliela fare, di sicuro può venire un cavallo da palio. Senti, e il tuffo com'era? Vabbè, il tuffo come sempre un po' si sfarinava, però per le prove di notte è sempre stato così. Quindi non si deve lamentare? Secondo me no. Allora, giusto avere un giorno di riposo in più per i cavalli che poi andranno alla tratta? Sì, di sicuro sì, perché i cavalli che magari hanno serio impegno oggi hanno possibilità domani di fare riposo e poi andare alla tratta.
Grazie allora Alessio Giannetti, buon lavoro, buona giornata. Ci spostiamo per andare a vedere invece cosa ci dice il giovane Tempesta, che è qua, Andrea Coghe, detto Tempesta, che stamani si sta studiando tutte, mettiti in favore di telecamera per favore, che si sta studiando tutte le batterie, così va bene. Allora, siamo arrivati alla quarta già corsa, quindi tra poco la quinta, che commento mi puoi fare? Ma mi sembra che ci sono diversi cavalli interessanti. Il tuffo, come al solito, il primo giorno non è che regga tantissimo, soprattutto al casato, quindi niente, dai, ci sono dei cavalli interessanti e aspettiamo di vederli, di vedere chi arriva in fondo, anche in base alle decisioni dei veterinari. Allora, stamani l'ho chiesto a tutti i fantini, cosa ne pensate, preparatori, fantini, che cosa ne pensate del fatto che ci sia un giorno di riposo in più per i cavalli che andranno alla tratta, no? Quindi prove di addestramento mattutine, il 27, il 28 tutti a casa e poi il 29 si torna, quei 30-35 che torneranno, quindi è positivo dare un giorno di riposo? Guarda, secondo me sinceramente sì, perché alla fine i cavalli, quando inizi a fargli fare le prove la notte, poi le batterie della tratta, comunque qualcuno ha il serio impegno stamattina e avere un giorno per riposarsi significa che poi quelli che verranno scelti fra questi che hanno fatto anche le prove la notte hanno sicuramente un giorno in più per riposarsi e smaltire un lavoro comunque in piazza che nel duro, bene o male, ai cavalli li sollecita un po' di più, ecco. Grazie allora Tempesta, molto tecnico il suo commento, e do la linea di nuovo a te Susanna, perché sono entrati in pista i cavalli della quinta prova di queste prove di addestramento mattutine in vista della carriera di Provenzano. Sì Viola, grazie della linea, siamo alla quinta prova, i cavalli sono entrati in pista, anche in questo caso si tratta di sette cavalli Tacaturza, Quantovali, Tornada, Volpino, Ugar, Tourbillon e Radeschi. Abbiamo visto un giro importante da parte di Radeschi che stiamo vedendo proprio in questo momento, questo è infatti proprio lui, è proprio Tourbillon che è montato da Mattia Chiavassa, li vediamo inquadrati in questo momento, questo è Mattia Chiavassa con Tourbillon numero 6 che prima ha provato un giro in maniera abbastanza importante, vediamo provare abbastanza forte anche in questo caso. Questo è il numero 5 Ugar, il baio di 6 anni che è di Alessio Bincoletti che lo sta montando in questo momento, vediamo inquadrato proprio Ugar, il baio con la caduta di Alessio Bincoletto ed Ugar che galoppa scosso, c'è stata la caduta a San Martino, sembra senza conseguenze. Questo intanto è Federico Guglielmi con Radeschi, il Sauro di Filippo Belluco, mentre ora le inquadrature sono per Sebastiano Murtas con Tornada, la baia di Samuele Sampieri, mentre c'è ancora Ugar che sta galoppando sul tufo in maniera anche abbastanza importante, ora torna indietro Ugar, ha già molto rallentato, quindi sta rientrando da solo all'entrone, l'hanno appena ripreso Ugar, lo vediamo inquadrato in questo momento, viene accarezzato da chi lo ha preso e ora immagino che arriveranno a riprenderlo, arriva proprio Alessio Bincoletto e anche in questo caso le immagini ci rassicurano perché Bincoletto è andato a riprendere immediatamente Ugar mentre
Questo è Sebastiano Murtas, lo vediamo inquadrato in questo momento, Sebastiano Murtas che sta provando Tornada, questa bella baia di Samuele Sampieri, Tornada che è stata montata sempre da Andrea Chessa in provincia, ma Andrea Chessa ce lo ricordava poco fa, Adrian Topalli è squalificato, non può disputare neanche le prove regolamentate, per cui ha affidato ai colleghi i propri cavalli, Tempesta da Clodia ad Adrian Topalli e Tornada a Sebastiano Murtas che sta spingendo questa cavalla. Si tratta in questo caso di tutti i cavalli che non hanno mai disputato alcun palio, ecco ancora Tornada con Murtas, quindi cavalli che non hanno mai corso il palio, ma che come ricordavamo prima hanno tutte le carte in regola sia dal punto di vista anagrafico che dal punto di vista del percorso addestrativo per poter disputare la tratta, quindi cavalli che in teoria possono tranquillamente debuttare e andare alla scelta dei capitani anche in conseguenza di quelle che saranno poi gli indirizzi in qualche modo, al netto naturalmente dal responso della commissione veterinaria, quelli che saranno gli indirizzi per capire se si andrà a cercare un lotto formato per lo più da cavalli esperti o invece si farà esordire molti cavalli. In questo caso si andrebbe sicuramente a pescare. Intanto io do volentieri la linea ancora a Viola, che sicuramente ha qualcuno davanti all'entrone, anche perché mi sembra che questo quinto raggruppamento abbia davvero poco da dire. Viola, a te. Allora, Giuseppe Zedde, detto Gingillo, ha osservato, siamo praticamente alla fine di questa prova di addestramento, facci un bel commento, che ti è piaciuto? La prima batteria è una bella batteria, sicché c'è paura di altro, ecco. Li prenderei tutti a occhi chiusi? Sì sì, dai, bella, può venire un bel lotto, dai, insomma. Alto, medio alto, comunque anche quelli in fondo più in bassi, secondo me comunque sono cavalli esperti e ci si può fare anche bene, mi sembra, ecco. Quando si va sull'alto anche quelli sotto sono sempre meglio, secondo me. Per la sicurezza di tutti. Per tutto, insomma, poi secondo me può figurare anche chi magari non sceglie tra i primi, ecco, anche un giovane magari un pochino può far bene. Poi è chiaro, tanto il posto al cane, per questo si sa, conta, però insomma. Con un cavallo discreto si fa di più. Sì, sì, sicuramente. Quindi secondo te sarà un palio con un buon lotto di cavalli? Penso di sì, poi sai, io non corro, quindi non... No, appunto, non siccome, so non fare. Siccome non corri puoi avere un... sei più distaccato, puoi fare... Sì, sì, però sai, non so di preciso, le voci sono queste qui, sembra... ecco, cavalli ci sono e le vorrebbero prendere, poi sai... Io le piglierei poi. Senti, l'ho chiesto un po' a tutti voi che montate a cavallo, avere un giorno di riposo per i cavalli da palio è importante? Sì, male gli fa, dai, un giorno di stacco alla fine è positivo, sicuramente. Grazie allora Gingillo, sentiamo anche Andrea Chessa. Allora, buongiorno, allora senti Topalli, Adrian Topalli ha detto che ti ha chiamato, ha detto senti visto che non puoi correre ci penso io a montare a cavallo. No, ma sì, io con Adrian c'ho un buon rapporto, ci troviamo sempre a giri in questi pali e l'ho sempre visto come un fantino che poteva fare... Senti, c'è un proprietario che ti sta guardando. E chi è? Chissà che vuole sentire se dici qualcosa di sbagliato su suoi cavalli. Ma figurati, che c'ho da dire, i suoi cavalli mi danno da mangiare, che devo parlarci male pure. No, no, ripeto, Adrian è
uno che è adatto anche per quella cavallina, perché una cavallina, visto, c'ha la categoria e tutto, è brillantina, era secondo me la monta adatta per iniziare a fare questo percorso. Ecco. La cavalla, la Tempesta da Clodia, è una, ancora non ha mai debuttato in piazza, ma è una cavalla che ha una grande esperienza sia in ippodromo che in tutti i pali d'Italia, in provincia, ed è una cavalla che si è adattata con grande facilità, forse anche per la sua, per il suo fisico così adatto. Sì, sì, io ci ho fatto tutto un percorso piano piano e ci ho fatto tutti i pali, diciamo. Infatti pensavo anche ora di portarla anche a Bientina, perché ha visto, è un gatto, è precisa, e tutte queste cose, il canapo ci sta bene. Si è fatta le ossa come si deve fare un fantino, ecco. Quindi ora secondo me è pronta anche per fare il palio. L'anno scorso ha fatto solo le prove di notte, questa è la seconda volta e mi sembra vederla abbastanza bella, lineare, pulita, precisa, più di così. Bene fare un giorno di riposo per i cavalli, per la tratta, in vista della tratta? Cosa molto intelligente, se erano domani era una cosa sbagliatissima, invece in questo modo anche i cavalli, i poverini con questo duro, ecco, hanno il modo di riposarsi un giorno, giusto così, bene. Grazie Andrea Chessa, quindi l'idea, la decisione del comune di tenere i cavalli da paglia a riposo un giorno è una cosa positiva. Oh, allora vediamo un po' queste cicatrici come vanno. No, ci è rimasto solo questo segnetto nel naso, si vede bene, è un naso importante, ci vuole un segno importante. Allora, Pacini, reduce da questa caduta della stagione addestrativa dove ci ha fatto prendere uno spavento terribile, però i fantini non si fanno mai niente. No, vabbè, non si fanno mai niente, siamo molto allenati. Siamo abbastanza preparati, siamo abituati a cadere perché comunque fa parte del nostro gioco. Poi, se devo essere sincero, sono stato molto molto fortunato perché tante volte per molto meno, proprio anche io mi sono fatto molto più male, quindi è stata una situazione fortunata e che devo dire? Niente, va bene così. Che devi dire? Mi devi dire, hai montato il cavallo di Sandro Chiti, no? Quanto vali? Sì, sì, cavallo con cui mi ero appunto fatto male, cavallo che ormai questa è la terza stagione che monto io, un cavallo che non ha bisogno di grosse presentazioni, cioè un cavallo che esperienza ne ha tantissima, un po' là con l'età, ma un'affidabilità che secondo me pochi cavalli hanno, proprio per l'esperienza che ha. Cavallo che niente, si trasforma quando entra qui dentro. Tu ti trasformi quando entri qui dentro? Mi trasformo, cerco sempre di dare il massimo, anche perché si lavora per tutto l'anno, proprio per qui dentro si lavora tutto l'anno, ci si fa sacrifici, acceleriamo i tempi quando ci facciamo male, solo per poter uscire dall'entrone. Senti, allora un giorno di riposo per i cavalli in vista della tratta? Ma secondo me a livello per i cavalli secondo me è la cosa più giusta, penso sia stata un'ottima scelta per quanto riguarda la salvaguardia dell'animale, per quanto riguarda anche lo stesso organizzazione per il tufo, per tutto, che cioè, è meno stressato e meno, penso sia stata un'ottima scelta. Purtroppo il palio si sta evolvendo e qualcuno dice che poi i cavalli magari il giorno dopo, una volta si era abituati a scegliere, il giorno dopo facevano la tratta, quindi si vedevano meglio la mattina della tratta, però non si può rimanere legati al passato, è giusto che il mondo si evolve e si evolva anche il palio. Grazie, grazie Jacopo Pacini. Allora, vediamo un po' anche l'altro giovane, si scambiano. Che vi raccontate ragazzi? Eh? Che vi dite? Ora metto il microfono, voglio se... Che ti ha detto? Gli ho chiesto perché stamattina uno come lui doveva avere jeans, cioè non c'entra niente. Perché... E non i pantaloni di velluto. E non i pantaloni di velluto, perché lui patisco. Patisco a non averli, però me li metto domani, vedrai, monto domani. No, io gli ho chiesto se era in punizione e mi stava rispondendo, poi sei arrivata a te. No, no, ma è la stessa cosa che ho pensato io, ho detto, allora o si è fatto male...
Stamani non hai pantaloni di velluto, oppure il Bartoletti l'ha messo in punizione, invece non sei in punizione, che monta tutto lui stamani. No, no, se Dio vuole non sono né in punizione né mi sono fatto male, per fortuna. Però stamani monta solo il Bartoletti, tutti li monta, eh? No, vabbè, ci sa, si è portato 6 cavalli, ce l'hanno presi tutti e 6, però Ugali e Vino Santo li voleva montare lui, ce l'hanno messi stamani e domani c'è tutti quegli altri 4, sicché io monto domani. Tutti e 4? Ne dovrei montare 3 e Jonathan 1. Te ne lascia montare 3, eh? A regola sì. Senti, quali sono? Allora, quindi stamani te le sei viste bene queste batterie, ce lo fai un commento? Sì, sì, me le sono gustate, le ho viste tutte. No, commento, vedrai, oh, che ti devo dire, nel senso, cavalli. Non è che ci sia, penso, grandi cose nuove, penso, non lo so, insomma, mi sembra, a vedere sono sempre... Qualcuno che deve ancora debuttare, però c'è di quelli... Sì, sì, qualche cavallo bellino. Hanno galoppato, eh? Tutti, hai visto? Sono andati tutti forti. E stamani ha fatto anche l'indiano il Bartoletti, come al solito. Ma te lo fa anche a te a casa? Si fa sì, se non lo fa lui, chi lo deve fare? Lui ormai... Lui fa ormai quello. Fa l'indiano a Mosciano, da tutte le parti. Diana Jones. Va bene, allora ti vediamo domani, buona giornata, buon lavoro scuderia. Andiamo a sentire anche, ci abbiamo nel mezzo giornalisti fotografi, ma dietro c'è Grandine. Allora, Sebastiano Murtas, buongiorno. Buongiorno a te. Com'era la pista? Insomma, però... È il primo giorno, si deve sempre... Siamo sempre così, dai. Ma stamani hanno montato i più bravi con i cavalli meglio, che problema c'è? No, va bene infatti, no? Va bene, io ho montato Solero e ora Tornada. Tornada la sorella di Stricendo? Sì, la sorella di Stricendo. Ci va molto bene, anche se, ti dico la verità, la volevo anche provare un po' di più, però non ti fidi, ecco, col tuffo così. Io non mi sono fidato, ecco, perché c'è da andare per terra. Qualcuno c'è andato? Sì. Allora, senti, come sono andati i due cavalli? Bene, bene, Solero tanto si conosce, fa delle ottime traiettorie, ha un buon tempo di galoppo. Un cavallo positivo per la piazza e quell'altra Tornada uguale, l'ho montata per la prima volta stamattina e mi è piaciuta parecchio, sì. Senti, in generale come sono questi cavalli, che di questi 35 li vediamo domani, Io penso ci siano dei buoni soggetti, sia che hanno corso il Palio sia che non l'hanno corso, ci sono dei cavalli buoni. Si prendono? Questo lo devi chiedere ai capitani. Susanna, ti do la linea perché sono entrati in pista i cavalli della sesta ed ultima prova di queste prove di addestramento mattutine. Ci siamo ancora a Berlinghieri, siamo a Berlinghieri con i cavalli che hanno fatto il loro ingresso in pista, in questo momento vediamo già dei galoppi importanti, vediamo un buon cassato da parte di Tornasol, eccolo qua inquadrato. Tornasol è l'unico del gruppo ad avere un palio all'attivo, un palio che poi in realtà il cavallo non ha disputato, lo ricorderete, il gran rifiuto di Tornasol nella Tartuca, mentre vediamo un galoppo molto importante anche da parte di Roseddu che è montato da Piras, Roseddu il baio di 9 anni di Marco Sampieri, lo vediamo inquadrato in questo momento. Tiago Baio invece è con Sini. Ancora inquadrati sono Roseddu e Tornasol. Mi sembra che in questo raggruppamento i tempi di galoppo siano molto più blandi, probabilmente a questi cavalli non è stato richiesto il serio impegno. Paradossalmente la batteria che abbiamo visto più impegnata è stata
proprio la prima, il primo raggruppamento, mentre vediamo inquadrato con il numero 5 Veranu, questo è Veranu con Bitti se non vado errata. Numero 5 Veranu, il Sauro di Carlo Sanna, lo monta Marco Bitti. Andature non particolarmente impegnate, lo dicevamo prima, mentre vediamo galoppare ad andatura un po' più sostenuta Tiago Baio con Bastiano Sini, che vediamo inquadrato proprio in questo momento, sta dando briglia Bastiano Sini al 7 anni Tiago Baio, che è di Carmen Tiezzi Maggi, sono per lui le inquadrature, eccolo qua Bastiano Sini, che fortunatamente si è ben ripreso dall'infortunio che gli è occorso in allenamento. In realtà l'abbiamo già visto vincere e rivincere a Mociano, quindi eravamo tutti rassicurati in ordine alle sue condizioni fisiche. Lo vediamo ancora inquadrato, questo è Tiago Baio con Bastiano Sini. Abbiamo visto anche Rotegaggio ancora con Jonathan Bartoletti, mentre ancora inquadrato è Tornasol con Enrico Bruschelli. C'è anche Vida Mia, questo intanto è ancora Tiago Baio, Vida Mia con Federico Arri, Veranu lo abbiamo visto con Bitti fare un buon tempo di galoppo e poi fermare, di Tornasola abbiamo detto, e in pista anche Quartzus. Praticamente pochissime andature da parte dei cavalli che stanno disputando questo ultimo raggruppamento previsti nella mattinata, con ora invece Jonathan Bartoletti con Rotegaggio che prova. Rotegaggio inquadrato in questo momento, numero 2 è di Roberto Meniconi Rotegaggio. Bartoletti molto impegnato, abbiamo visto prima scherzare Marco Bitti con Viola, in realtà gli capita spesso a Marco Bitti anche di trovarsi nel programma e poi all'ultimo momento di essere sostituito da Jonathan Bartoletti, che evidentemente non resiste, e molto spesso capita che anche a Mociano o a Montisciano poi all'ultimo momento sia proprio Jonathan Bartoletti, che vediamo inquadrato in questo momento, a montare i propri cavalli. Ancora Bartoletti, che come prima ha aspettato che gli altri avessero fermato per provare il proprio cavallo, questo è Rotegaggio, il Baio di Roberto Meniconi, e questo è ancora Jonathan Bartoletti che dà braccia e prova il cavallo. Anche Marco Bitti si riaffaccia, Marco Bitti ancora, qualcuno che si sta impegnando, questo è ancora Marco Bitti con Veranu, cavallo di Carlo Sanna, Sauro di 5 anni, tutti i cavalli quindi che possono disputare la tratta, ancora Marco Bitti. Gli altri mi sembra abbiano per lo più fermato, per cui la regia sta giustamente seguendo l'unico cavallo che sta ancora galoppando, gli altri stanno tutti fermando, mi sembra che stiano rientrando tutti all'entrone, stanno rientrando tutti, eccolo qua, gira anche Veranu con Marco Bitti, che quindi fra pochissimo verrà riportato dentro. Li vediamo inquadrati tutti e li ricordiamo: Tiago Baio con Bastiano Sini e di Carmen Tiezzi Maggi, Rotegaggio di Roberto Meniconi è stato montato da Bartoletti, Rosè 2 di Marco Sampieri montato da Piras,
Vida Mia con Harry e di Dario Colagé, Verano con Marco Bitti, che vediamo inquadrato proprio in questo momento scendere da cavallo, vediamo inquadrato anche Jonathan Bartoletti, c'era poi Tornasol con Enrico Bruschelli, Tornasol che è di Marco Arrisghetti e Quartzus con Pacchi. Intanto Viola un ospite, Viola a te. Allora, in chiusura di questa mattinata di prove di addestramento mattutina abbiamo Scompiglio ammontato praticamente in tutte le batterie. No, tre batterie, ho montato Ucali, ho montato Vino Santo, ho montato Cavallo del Trick. Allora, anche stamani hai fatto un po' all'indiano, perché... Mi diverto, dai. No, lo so. Mi diverto, dai. Ma li fai paura a quelli giovani quando li passi accanto agli urli? No, ma perché stanno nel mezzo, io ando finito e mi metto da parte, non è giusto, perché poi ti metti nel mezzo e non fa prova a quegli altri, uno basta che finisca, si mette da parte, basta. Ma perché ancora non hanno imparato? Ho capito. Li fischi. Dai, si svegliano. Senti, allora, i due cavalli giovani che hai detto che sarebbero però papabili per fare la tratta. Tanto c'ha sempre da fare un po' di esperienza, ancora in curva non è sincerissimo. Ucali può essere una cavallina, ci può stare. Senti, hai avuto modo anche di vedere le altre batterie o hai pensato solo ai tuoi cavalli? Le batterie, dai, sono cavallini esperti, quelli vanno bene. Altri? Qualcos'altro c'è, ma tanto bisogna aspettare chi manda veterinario alla tratta domani. Scusa. Senti, il Betti lo fai montare domani? Domani sì. Monta, che stamani aveva i jeans e abbiamo detto ma sei in punizione. No, domani ne monta tre lui e uno io. Oggi ho montati tre io e lui niente. Si fa un giorno per uno. Va bene, vi riposate. Come i cavalli che da palio che domani riposano, positivo? Sì, molto, secondo me molto. Pista? Beh, il primo giorno è sempre così, dai, poi con queste temperature via anche giustamente non è semplice sistemare pista. Questa sarà buona per la tratta, come sempre. Grazie a Jonathan Bartoletti. Allora, io direi che da piazza possiamo concludere il collegamento. Susanna, passo a te la linea e ovviamente poi ci vediamo più tardi alle 10. Io sarò di nuovo sotto il Tartarugone questa mattina per commentare queste prove di addestramento mattutine, quindi per chi volesse saperne di più sui cavalli di stamani alle 10 in diretta sotto il Tartarugone. Susanna, a te la linea. Grazie Viola, siamo in chiusura anche da Palazzo Berlinghieri, la piazza che naturalmente si sta svuotando. Vediamo passare ora proprio sotto alla nostra postazione l'equipe veterinaria con il responsabile del comune Collodel, quindi tutti si stanno allontanando. Vediamo anche il mossiere Bartolo Ambrosione con Enzo Giorgi e Renato Bircolotti. Siamo affacciati a goderci lo spettacolo perché tutto è palio e tutto è festa. Abbiamo assistito a queste belle sei prove regolamentate, vediamo arrivare anche il sindaco De Mossi, quindi tutti a prendere un meritato caffè. È andato tutto bene, abbiamo visto delle belle prove, sinceramente con tempi di galoppo anche a cui non eravamo abituati, sicuramente lo hanno sottolineato tutti i fantini che ne hanno più titolo di me. Abbiamo assistito a una bellissima prima prova, così come la seconda, con andature importanti. Ci sono state due cadute, fortunatamente senza nessuna conseguenza. È caduto Alessio Bincoletti da Ugar e è caduto Giuseppe Angioi da Oppio. Vediamo la piazza che defluisce, la regia che indugia su due belle ragazze che si stanno allontanando anche loro dalla piazza. Dicevamo, sei batterie importanti, bei tempi di galoppo
e praticamente credo che da Berlinghieri possiamo a questo punto lasciarvi, ma per darvi appuntamento alle 7.30 buongiorno Palio, rientreremo in diretta da studio, buongiorno Palio, ci sarà anche la rassegna stampa, si continuerà a parlare di Palio e poi durante tutta la giornata con la trasmissione che Viola vi ha appena ricordato, Viola Carignani alle 10 con l'analisi dettagliata delle batterie, esperti in studio, ci potremo godere nuovamente lo spettacolo, quindi rimanete sempre in visione e all'ascolto di Radio Siena TV e vivete il vostro Palio insieme a noi. Grazie, da Susanna Pioli è tutto. Sconfitti, Siena trionfa, immortale.